Se vi fa piacere, iscrizione al canale gratis. Ma qui è gratis sul serio, non è che è gratis. E poi chiedo gli abbonamenti e metto gli abbonamenti. Io non ho nemmeno il pulsante degli abbonamenti, non l'ho messo perché mi copiano anche in quello. Dicono tutto gratis. E poi mettono il pulsante abbonati e prendono le donazioni durante le live. Canali che a, a malapena esistono. Con tutto rispetto, perché anche noi siamo un canale piccolo, ma io per ora sono un canale piccolo, anche se questo canale è piccolo ma fa, fa molto più rumore dei, dei canali dei professionisti. Di quelli grandi, o per nulla fa live: 1500 persone, live improvvisate di pomeriggio, con 600 persone. Grazie a voi, ma a quanto pare io mi diverto con voi e voi vi divertite con me, altrimenti non ci sarebbe questo binomio allora. Su PIF, no, no perché vedo che sono stato frainteso, ragazzi, quindi chiariamola una volta per tutte. No, allora i toni un po' forti, le offese. Sinceramente, io su quello mi, mi dissocio, ma, ma ognuno poi alla fine è liberissimo di esprimersi come vuole. Parliamoci, sinceramente, qua su PIF. Nessuno vuole l'esclusiva di niente perché io sono uno dei pochi a dire è tutto gratis. Ed è tutto gratis, perché io non ho, non ho il pulsante abbonati. Non l'ho messo, non l'ho nemmeno messo. Non ho il pulsante delle donazioni durante le live per chi vi dice è tutto gratis. Tutto gratis, che te comunque invogli le persone a darti dei soldi. Io non lo faccio, io non invoglio nessuno. Capito? Io tolgo di mezzo anche le tentazioni. Qualora uno dice qual è bel cappellino c'è ha gli voglio regalare 10 euro. No. Quindi anche lì anche lì ci sono delle fake news di mezzo. Si vogliono paragonare a me che non voglio un euro mettendo pulsanti abbonati e prendendo le donazioni durante le live. Cosa che io non faccio! Non voglio abbonati, non voglio nulla io. Poi se arriva uno sponsor e mi dà due milioni di euro certo gli dico parliamone. Nessuno vuole l'esclusiva di pif ma qui si vuole rispetto perché lo spiego io perché perché dopo essere nati sull'onda sulla scia di Giuse 10 che ne è un coglione che Giuse 10 non è nessuno è un tifoso come voi dopo aver detto che parlava con me. disiscrivetevi anche al canale che sono i dati voi che lo seguite perché non me ne frega nulla dopo aver detto e parlava con me quando non era vero dopo aver sfruttato l'onda di pif perché non sa nemmeno come ha fatto un pallone parliamoci chiaro io ho fatto finta di nulla mi fece un video contro quando erano gli americani da denuncia penale dove mi disse io compravo gli iscritti perché Sbrodolino Winchester e ho le prove gli disse fai un video contro Giuseppe. perché io Sbrodolino appena capì chi era ovviamente dopo un mese lo mise da no, una parte no? nessuno vuole l'esclusiva ma si vuole rispetto perché se ricominci un'altra volta la PIF, dove ormai chiunque no? chiunque dice wow, a che cosa è attenzionato se ti parli su PIF chiaro. ma se te ricominci la telenovela su PIF dopo essere nato su PIF e aver detto di, 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 di parlare con Giuse non era vero poi dopo sei passato dagli americani, come ha detto Corcione. Poi dopo sei ritornato su PIF. Hai riacquisito un minimo di credibilità perché ti hanno visto su, ti hanno visto in chat, io ti salutavo, Corcione ti salutava. È per quello che hai riacquisito un po' di credibilità, perché è vero che ti prendevano per il culo tutti. Io parlo chiaro, io non sono su YouTube per business. Io non sono un malato di visibilità. Io ho aperto un canale YouTube, sono andato contro Antonio Conte con un Inter prima in classifica, dopo 12 anni. Io ricevevo, ho ricevuto anche delle, delle minacce da dei tifosi importanti dell'Inter. Se lo volete sapere. Quindi pensa se io sono nato su YouTube per cercare consensi. Ci sono le prove di questo. Qualcuno mi diceva, ma chi è che ti paga per andare contro Conte a, a ricevere... Tutte offese, ma non ricevevo solamente offese. Avevo fatto tantissimi iscritti perché la gente apprezzava la mia sincerità. Non mi piace conte, te lo dico perché non mi piace, però Motiva, te lo motivo perché non mi piace. Quindi si ributta su Pif. Pif nasce sulla scia degli sono nati perché sia lui che Pif 197 dicono loro siamo nati perché a guardare le vostre live ci siamo appassionati. Abbiamo deciso di aprire un canale, Piff 118 e, e quest'altro, no? Perché quest'altro non è un un'offesa. Poi dopo si butta sugli americani. Da 47 date si ributta sugli americani. Piff era tutta una stronzata. Ma hanno preso in giro, non era vero nulla. Poi ritorna da quest'altra parte. Poi ritorna da quest'altra parte. Ritorna da quest'altra parte. Comincia è solo questione di giorni. È tutto fatto dobbiamo solo aspettare quello verrà sul canale quando non è vero nemmeno che ci parla io ho le prove glielo ho mandate anche a lui non dire verrà sul canale non sa nemmeno chi sei non sa chi sei cosa viene sul canale quella persona che accanto a lui come diceva Corcione ti chiama continuamente ma fagli un regalo vai in live un bravo ragazzo bu bu ha ragione corcione ha ragione corcione non ho problemi io a dire la verità ti si metta negli orecchi tutti i giorni come stai Giuseppe, messaggi bu, bu 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 è un bravo ragazzo ma per favore vieni in live ma perché non ci segui mai, lo faresti contento vieni qui, stasera e fai quindi vai, io sono andato poi in live, ma io non sono nessuno eh. io l'ho sempre detto sono un tifoso normalissimo da poltrona come voi, da telecomando eh. io ho sempre detto io non ho mai detto di essere un professionista anche se ho avuto la fortuna di giocare a calcio con gente che è arrivata in nazionale, ma a quanto pare non ero bravo come loro. Altrimenti ci sarei arrivato anch'io in nazionale. Che dici scontato di che non ero bravo come loro. Poi tutto fatto. Zanga questi giorni. Siamo sauditi, gli americani. Poi, dopo nasce un profilo su Twitter. Il famoso advisor. Nasce questo profilo su Twitter. A parte la data del 28 del CDA. Perché. 28 cd a straordinario, dove è scritto? Dove cosa succede? Poi di riflesso, 45.000 messaggi su Instagram, email, qualche telefonata che mi avete sempre detto. Sei l'unico youtuber, anche se io non mi reputo uno youtuber, anche perché guarda ora faccio la doccia. So, in questo video l'ho fatto alle sette di mattina, lo farò uscire verso le dieci, dieci e mezzo. Faccio la doccia mi metto la mia, la mia amicina, mi metto il mio golfettino, la mia giacca e vado al lavoro. Io non sono un youtuber, lo faccio per divertimento. Spesso faccio i video perché sono in ufficio, perché faccio tanto anche, faccio anche molto lavoro d'ufficio. Questo è il mio ufficio. Questo è il mio ufficio. Vedi, qui c'è una bicicletta. Vedi, questo è il mio ufficio. Guarda, guarda, questo è il mio ufficio. Vedi, guarda, questo è il mio ufficio. poi nasce un articolo quindi già lì giusto, cosa succede il 28 cosa deve succedere il 28 ma chi te l'ha detto il 28 cioè il cambio di proprietà no perché c'è un CDA straordinario cosa vuol dire c'è un CDA A parte, non, 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 sarà, non lo so se è un CDA straordinario non so nulla del 28 e poi cosa vuol dire se c'è un CDA vuol dire cambia di proprietà per forza poi nasce un, quindi e eh, già incominciano le rotture di coglioni poi nasce un profilo twitter che ritorna tutto indietro, da che bisognava aspettare qualche giorno, eravamo sauditi, ora sono ricominciati gli incontri, sono ricominciati gli incontri, c'è cioè da gestire una parte burocratica, viene data una data del 23 che ha detto Alessandro che il 23 succederà qualcosa di importante ma che non avrà visibilità nei media, lui riporta la data del 23, io taggo Fabio Bergomi perché lo conosco Fabio, lui dopo dieci minuti fa un video, tagga anche lui Fabio Bergomi ti copia modi di fare ti ho. io allora te lo dico una volta per tutte disiscrivetevi da questo canale se lo seguite a me non me ne frega nulla io sono sincero, capito? non ho problemi 50 iscritti in più, 50 meno non me ne frega nulla a me non campo per questo, fortunatamente le mie soddisfazioni ce le ho da altre parti io sono qui per divertirmi ricordati quando ho aperto il canale andavo contro Conte con un'Inter prima in classifica e tutti adoravano Antonio Conte Otto tifosi su 10. Quindi a gente poi come me che tolgo tempo alla famiglia, poi anche lui ti dice togliamo tempo alla famiglia, ti dico non facciamo minestroni, ti dice non facciamo minestroni anche lui. Faccio il segno delle unghie, fai il segno delle unghie anche lui. Io mi devo dissociare da questa gente. Mi devo dissociare soprattutto per, per i professionisti che sono dietro a me, che in questa diciamo, in questa ostola di argomentazione fa parte del canale io devo dar conto anche a loro perché questi, questi ragazzi qua voi non sapete i nomi e i cognomi ma io lo so cosa fanno di lavoro capito e fanno dei lavori importanti collaborano con persone importanti io bisogna che le stadi perché se, se rinasce un altro su PIF e poi parlate americani poi torna sul PIF 28 CDA è eh, tutto fatto, Zango. Vai a vedere i video. Questione di giorni. Eh, siamo sauditi. Non esistono gli americani. L'unica cosa vera che ha detto: Non esistono gli americani. Quello di no, quello di lì. Poi ora è ricominciato. Ora lui c'è un profilo Twitter. Lui va dietro a questo profilo Twitter. Ha, ave, hanno fatto quella live storia. A me la puoi chiamare, mi ti pare. Non me ne frega nulla, capito. Qui si fa la storia. Cioè, te fai la storia su YouTube praticamente. Non studiando documentazione, cercando di reperire documentazione, sfruttando le amicizie eh, di, di persone importanti, cercando di capire com'è la situazione. No, lui fa la storia riportando quello che dice uno su Twitter che praticamente da un mese dice che Piff che PIF acquisirà l'Inter. Ecco, lui fa la storia perché piglia una mail, manda una mail, fa mandare una mail e la riporta durante una live. Ormai la gente è talmente assetata del cambio di proprietà che segue anche queste cazzate purtroppo quindi da chi era tutto fatto in questione di giorni siamo sauditi lo dice da due mesi, andate a vedere ora ci sono gli incontri c'è cioè da gestire una parte burocratica cioè, basta mettersi lì a ragionare di riflesso purtroppo rompe a noi questa roba qui ma, ma lui può fare tutto quello che gli pare, lui può dire anche la a lui l'inter. Però lo capite, io mi devo dissociare come canale, soprattutto per rispetto di questi professionisti che sono dietro. dietro. Ve l'hanno dimostrato, no? Di che pasta sono fatti questi ragazzi. Ed è una grande mancanza di rispetto. Perché per la seconda volta torna sull'onda della scia, del riflesso di canali che si sono fatti un culosi per le visual, poi raggiunge un certo numero di visual e gli iscritti gli salgono ma gli salgono di riflesso a quello che si dice noi perché se te segui i contenuti da che era tutto fatto due mesi fa ora sono ricominciati gli incontri la trattativa, parla di trattativa ci sono gli incontri, c'è la parte burocratia, c'è da, da sistemare la fase debito, debitoria c'è da cercare l'azienda io lo seguo con lui, si fanno due settimane che stiamo seguendo Riad è tutto pronto secondo lui da un'altra data. Arriate 18 sarà ufficiale torna contro di noi. Di riflesso, mi devo dissociare da questa robaccia Nonostante tutto, che tu abbia fatto finta di nulla, che cerchi di aiutarlo è vero quello che dice Giuseppe Golcione. Ti massacrano i coglioni. Mi dispiace, io non ho nulla contro lui e per un bravo ragazzo e dategli una mano giù se te sei il suo modello io poi modello io non sono il modello di nessuno io sono anzi io per certi versi sono anche un cattivo esempio a trovare un modello ma quale modello su youtube io sono così senza filtro a scario aperto nella vita normale nel lavoro la famiglia con i figli ovviamente sono diverso perché lì sì che mi devo far prendere come esempio, dei miei figli, soprattutto anche rispetto verso mia moglie, comunque deve vedere un padre che si comporta in una certa maniera. Ma io, qui, sono a scarico diretto, sono per divertirmi, però sono per fare le cose per bene. Perché, siccome voi dedicate del tempo a me, io dedico del tempo a voi. La cosa è reciproca: il tempo è prezioso. Se io affronto un argomento dove accetto di essere minacciato, denigrato tutti i giorni. E lo porto avanti non è che poi arriva uno e da un e dà impasto a chi ci rompe ognoni una puttanata dietro un altro tutti i giorni ci sono bombe sul pif ma dove sono queste bombe sul pif poi si incontra pif cossuri che lo vanno a dire a lui cosa si sono detti ma lui che lo dice l'adviso su twitter ma come? A giorni siamo sauditi, ora siamo ripassati agli incontri. C'era da sistemare la fase debitoria. Sistemeranno la fase debitoria. Devono trovare l'azienda a veicolo. Tutte robe, dicevelo su Twitter, che lui riporta su, su YouTube. E ti dico che di riflesso rompono i coglioni a me. Può dire tutto quello di gli pare. Ma io mi devo dissociare in maniera marcata, in maniera importante da questo personaggio. Lo capisci? Lo devo fare per forza. Lo devo fare le live di tre ore con FM, dove la gente veramente mi hanno contattato, eh, persone veramente di un certo livello mi hanno fatti complimenti. Io ho sempre detto: non dovete fare i complimenti a me. Io in quelle live li faccio da conduttore, sono loro che fanno i numeri, sono loro fuori l'Asia, sono io nella, nella gestione di quello che portiamo avanti da tre mesi, essendo entrati in profondità di quello che succede nell'Inter. Grazie a loro siamo potuti entrare, grazie alle loro conoscenze, ad alto livello che hanno loro, compresi gli advisor. Loro lo sanno cosa fanno gli advisor. No, uno che dice di fare l'advisor, poi sicuramente lo è. Ma come? Fai a dire che, che ti metti a quei tavoli importanti e poi vai a sperperare tutto su Twitter. Pensi un advisor faccia questo, anche perché ci sono comunque dei contratti di riservatezza da firmare di un'acquisizione di un miliardo e due di euro, arriva uno su Twitter oggi, allora oggi il cinese ha detto che vuole 50.000 euro in più, poi c'è stato c'è stato un buffet salmone con burro eh? poi una bigrettina fresca perché lo spumantino fa venire il busciore di stomaco, ma siamo pazzi poi tutto fatto ora ci sono gli incontri e la gente va in confusione andate pure in confusione ma io mi devo togliere da questa roba qua perché ormai era, era andata fuori controllo la situazione, capisci? Era andata fuori controllo. Non è dissing, io, io invidioso, cioè io po posso essere invidioso di uno che mi copia, io posso essere invidioso di uno che apre un canale YouTube e dice di parlare con Giuse quando non è vero. Lo feci salire in live e gli dissi, ma te con quale cavolo di Giuse parli? Perché non sono io. Lui cosa disse? Disse, no, è vero, l'ho detto per farmi pubblicità e io devo essere invidioso. Io penso che sicuramente l'esempio ne è rivolto a me perché io un video. Quindi qui subentra la mancanza di rispetto verso le persone, verso, verso soprattutto professionisti che si sono fatti un mazzo sì, perché noi abbiamo una chat dove il eh, lavoro permettendo loro studiano, si confrontano tra di loro eh, questo e l'altro lo stesso Alessandro e comunque, cioè non è qui per giocare anche lui se dice delle cose. A parte quei fuori laser rompono i coglioni se a me che a lui, ma, ma rompono i coglioni a me, a lui, a Corcione, a Dovavezi. Ecco perché. Ecco da dove nasce. Spero di essermi spiegato. Ciao.